la parola, sono molto contenta di averti presentato prima, di aver presieduto, presentato prima e diciamo dando la parola prima a Benito Lucenero e adesso a Giuliano Gasparri. Giuliano Gasparri, di lui è legato in maniera molto stretta al centro di legge, da tanti anni, e quindi diciamo questo grande piacere, credo che questi legami vengono, diciamo, si continuano, si rafforzeranno, sicuramente si rafforzerà qualche sera. In ogni caso, Giuliano Gasparri, noi conosciamo soprattutto gli studi dedicati alle realtà eterne, no? Che per i quali sono imprescindibili. Quindi io suggerisco a tutti e più giovani, laddove di fronte ad affrontare queste problematiche, di andare a trovare sempre le biblioteche, sempre nel metro della lo studioso tempo, la nuova tema che è legge, cioè, ritenuto lo studioso di quale si può prescindere, in biblioteca poi troverete anche questi studi di Giuliano Gasparri. Allora vi do senza altro la parola, credo che diciamo, i tempi sono dalle 15 alle 12 in discussione, quindi sono in qualche modo contingentati, tenendo conto delle 12 che sono in discussione, ma noi non siamo fiscali. Qui se l'organizzatore, il coordinatore, il direttore del centro non è andato a disposizione del senso della fiscalità, quindi la grazie. Dunque, oggi parla di Gassendi e Descartes sulla potenza di Dio. Oggi parla di Gassendi, è un po' strano che effetto parlare di Gassendi a due settimane dalla scomparsa di Giulio Gregori, che è stato uno dei più grandi studiosi di tutti i tempi di Gassendi. Giulio l'ha già ricordato e mi ha fatto particolarmente piacere perché non essendo potuto essere presente alle celebrazioni romane, così mi ha fatto piacere ricordarlo qui insieme a voi. Nel titolo della mia comunicazione ho messo questo è un tempo libero e questo è stato costituito nel titolo del mio intervento ho messo la potenza divina di Gassendi e tra parentesi Descartes perché credo che perché farò continuamente riferimento anche a Cartesio e credo che la interpretazione storiografica di questo tema in Gassendi sia stata di fatto pensata dalle interpretazioni di Cartesio. In questo senso invito un grandissimo Igor che ringrazio e per l'occasione ringrazio anche tutti gli altri colleghi per l'accoglienza qui a Lecce, sempre così impeccabile ed amabile direi. Dicevo, l'invito di Igor è stato un'occasione per me per riprendere in mano questo dossier delle divinità eterne in Cartesio, al quale io ho dedicato una mia tesi di dottorato una quindicina di anni fa, in realtà più che altro alla fortuna di questa teoria cartesiana, e, nella seconda metà del Seicento. In realtà all'epoca qual era il paradigma, diciamo, il modello a cui facevamo riferimento? L'idea era che Cartesio aveva enunciato in queste famose lettere del 1630, che poi a Messene e poi ripreso fino alla morte praticamente, fino al 1649,
questa teoria per cui le verità eterne, l'essenza e le verità eterne, dunque i principi fondamentali della logica metafisica, ma anche della morale e della fisica, dipendono da un decreto arbitrario di Dio, quindi dalla libera volontà di Dio, no? E l'idea era che questa teoria, almeno enunciata, diciamo, con la forza con cui Descartes l'aveva annunciata, l'insistenza con cui l'aveva ripresa, era un unicum, cioè soltanto Descartes aveva pochi precedenti, forse nessuno, e pochi epigoni, forse nessuno, non solo fra i grandi, Messene, Leibniz, Spinoza, Lanche, eccetera, ma anche fra i petit cartesiani. È difficile trovare, come qualcuno anche fra i dottorandi ci ha lavorato, è difficile trovare qualcuno che riprenda del filo per segno quello che ha detto Cartesio su questo tema. Dunque, come sappiamo, il primo luogo in cui in un testo pubblicato Cartesio espone questa teoria sono le risposte alle quinte obiezioni, alle limitazioni, quindi le risposte alle obiezioni di Gassendi. Poi ci sono due importanti passi nelle Sestae Expulsiones, quelle di Messene, i paragrafi 6 e 8, quindi di nuovo su punti sollevati da Messene, il secondo dei quali, quello del paragrafo 8, Messene lo solleva proprio perché non ha digerito la risposta di Cartesio all'obiezione di Gassendi. Cosa obiettava Gassendi a Cartesio? Che gli sembrava durum affermare che ci fosse qualcosa di immutabile, preter deum, al di là di Dio, qualcosa di immutabile e di eterno. Quindi parlare di verità eterne gli sembrava durum. L'obiezione di Messene, invece, sempre su questo punto, nelle Sestae Obiezioni, paragrafo 8, era che non sembra, nella traduzione qui di Igor Agostini, edizione del Gioioso, non sembra che Dio abbia potuto far sì che alcuna di queste essenze o verità non fosse dall'eternità. Cioè, per Messene, queste essenze e verità sono eterne, non sono dipendenti da Dio. Dunque, Messene riprende un problema sollevato da Gassendi, ma non sta ripetendo l'obiezione di Gassendi, perché Gassendi si era limitato a dire che gli sembrava difficile che si potesse parlare di qualcosa di indipendente da Dio, nemmeno le verità in questione. Infatti Jean-Luc Marion, commentando questo passo nella teologia Blanche, avanzava retoricamente un sospetto. Le rôles se renverseraient-il? Descartes mimant une thèse de Suarez, et Gassendi une thèse cartésienne de 1630? Ma poi Marion continuava: cette apparence disparaît avec la réponse. Cioè, l'apparenza che spariva era che Descartes sostenesse l'indipendenza delle essenze. Infatti, Descartes rispondeva a Gassendi che l'immutabilità delle verità non implica la loro indipendenza, e lo ribadiva a Messene nel paragrafo 8 delle Sestae Risposte, dove Descartes dice che le verità dipendono da Dio come tutte le cose che ha creato, e che per ciò stesso sono buone, e che, cito, la ragione della loro bontà dipende dal fatto che egli ha voluto farle così. Quindi Descartes resta il volontarista. Poi sulla natura, sui limiti e l'originalità di questo volontarismo, Marion stesso, un'immensa storiografia, hanno discusso e giustamente discutono tuttora, e tanto vale ricordare subito che nemmeno a Marion è mai sfuggito il fatto che in Descartes comunque la volontà non è mai sola rispetto alle altre facoltà divine, no? Ecco perché difficilmente si potrà parlare di un volontarismo in senso stretto, in senso assoluto. Chi l'ha detto però che Gassendi non fosse a sua volta altrettanto volontarista? La cosa peculiare a questo punto è che esiste tutto un altro filone storiografico che negli anni 80 e 90 è rimasto quasi parallelo e non comunicante con quello che abbiamo ricordato, per cui invece il rappresentante paradigmatico del volontarismo è Gassendi, mentre a Descartes è attribuita l'etichetta di intellettualista. È un filone di studi principalmente anglo-sassone, anglo-americano, ma non
si definisce necessariamente per essere anglo-americano, perché ci sono dentro anche, volendo, importanti studiosi italiani, quanto per il fatto che sono studi interessati principalmente ad S&D come ispiratore dell'empirismo di scienziati moderni, appunto considerati volontaristi come Boyle e Newton. Quindi sono studiosi che hanno letto, si sono concentrati su altri testi rispetto a quelli che erano interessati principalmente alla metafisica cartesiana, e quindi abbiamo un'immagine diversa. Allora, come comportarsi e come comporre queste due immagini così diverse? Possiamo provare, non dico a vederci chiaro, ma almeno a fare un pochino di ordine. A mettere l'accento sul volontarismo di S&D è stata soprattutto Margaret Osler, che ho conosciuto qui a Lecce, insistendo sulla polarizzazione fra un Descartes che ritiene che le verità siano eterne, immutabili, ancorandole all'immutabilità della volontà e del decreto divino, e un S&D che invece lo nega, già nella disposizione metafisica, perché se così fosse Dio non avrebbe potuto esistere prima di loro, prima dell'essenza verità, non sarebbero nature, cioè non sarebbero creature, e perché Dio non può essere costretto da cose create da se stesso, ma può, in virtù della propria potenza assoluta, distruggere qualsiasi cosa che abbia stabilito. A questa polarizzazione Descartes intellettualista, S&D volontarista, corrisponderebbero, secondo Osler, due diversi modi di intendere contingenze e necessità nel mondo, che hanno influenzato lo sviluppo della filosofia della natura nel 600, la seconda metà del secolo. Primo orientamento, il mondo è contingente, dipendente da forze al di sopra delle possibilità dell'intelletto umano, del controllo umano. Secondo orientamento, il mondo è necessariamente conforme a principi razionalmente intelligenti. Quindi le vedute di Descartes e di S&D dettero origine a due approcci diversi, tra i quali gli scienziati della seconda metà del secolo dovettero scegliere, uno più empirico e l'altro più razionalistico o matematico. In Cartesio c'era ancora l'idea della scienza certa nel senso tradizionale, e l'idea che i primi principi della filosofia naturale possano essere conosciuti a priori e possano condurci alla conoscenza delle essenze delle cose e dei nessi causali fra le cose stesse descritte dalle leggi della natura. La posizione volontarista implicava invece che non ci fossero relazioni o regolarità necessarie, dunque non era possibile ottenere conoscenza a priori dimostrativa della creazione, dunque tutta la conoscenza umana sarà in ultima analisi empirica e probabile. Di qui la necessità di rivalutare la conoscenza probabile, storica o morale come miracolo. Da questo punto di vista quindi esistono solo individui nel mondo creato e non vi sono relazioni necessarie che li legano, e quindi ogni relazione che attribuiamo a gruppi di essi come somiglianza sono il prodotto della nostra mente, non esistono indipendentemente nel mondo. Se non ne deriva il caos è perché, anche se Dio può sempre bypassare, no, le leggi della natura, l'ordine che ha creato è una promessa fatta all'uomo, come quando un sovrano promulga una legge che egli stesso si impegna autonomamente a rispettare, e questo paragone c'è per esempio in Occam. Allora, Tommaso d'Aquino sarebbe l'esempio, il caso paradigmatico dell'intellettualismo, cioè la visione per cui ci sono alcuni elementi di necessità nella creazione su cui Dio non può prevalere. Occam sarebbe il caso paradigmatico del volontarismo, per cui la creazione dipende assolutamente sulla volontà di Dio, che S&D è volontarista, e Descartes, the kind of intellectualist. Dunque, basandosi su ricerche di William Carney e Francis Oakley, Margaret Osler osservava come la maggior parte dei volontaristi, compreso Occam, consideravano la legge di non contraddizione come unica eccezione alla volontà assoluta di Dio, allo scopo di evitare assurdità imbarazzanti, come l'ipotesi per esempio che Dio possa voler cessare di esistere. E un'eccezione in questo senso sarebbe stato Pierre Damiani. Ora non ci mettiamo a discutere i precedenti scolastiche di queste posizioni teologiche, però mi limito a mettere in evidenza un paio di
punti senza argomentarli. Uno, è vero che Occam è il modello scolastico più vicino a quello di Gassendi, ma ci sono importanti differenze. Due, non è vero che in Pier Damiani non vi sia alcuna eccezione al volontarismo, perché se alla libertà di Dio Pier Damiani non riconosce condizioni logiche, le riconosce però condizioni morali, nel senso che dice che Dio non può fare ciò che è male. E questo è stato messo in chiaro da studi di Olivier Bouillon e più recentemente di Alfredo Gatto. Mentre in Descartes ci sono passi in cui questo limite è esplicitamente relativizzato. Ad esempio nelle Sestre Expulsiones Descartes dice, cito, non si può fingere alcun bene o vero o alcunché da credere o da fare o da omettere la cui idea sia stata nell'intelletto divino prima che la sua volontà si determinasse a far sì che fosse tale. Tale cioè che questa idea del bene abbia spinto Dio a scegliere una cosa piuttosto che un'altra. Edizione del Gioioso, pagina 1225, anti 7432. Allora, se vediamo con calma i testi, ci accorgiamo che le tesi di Margaret Kreutzer, pur essendo estremamente interessanti e feconde e anche chiare, diciamo, eleganti, hanno alcuni elementi di debolezza, e questa debolezza attiene, secondo me, soprattutto all'uso del termine volontarismo, che è un termine estremamente polisemico, per tornare a questioni di polisemia, e soprattutto estremamente fuorviante se lo utilizziamo in senso assoluto. C'è un saggio del 2005 di Peter Harrison che ha scritto che ormai è diventato una sorta di articolo di fede che il fatto che Newton fosse un volontarista insieme a Gassendi, a Charlton, a Boyle e altri, in opposizione ai cartesiani che sarebbero gli intellettualisti. Ma per Harrison invece Newton non era poi così volontarista. E la stessa idea che il sorgere della scienza moderna sia legata a un'impostazione teologica volontarista è dubbia, secondo Harrison. Newton sarebbe un case study tipico del problema legato a questa etichetta del volontarismo teologico. Per fare luce su questo, Harrison ha scomposto, diciamo, il concetto di volontarismo in quattro asserti distinti, per capire cosa vuol dire questo volontarismo. Primo asserto, la volontà divina ha primato sull'intelletto divino, primacy, e non è limitata da considerazioni di bontà e saggezza. Secondo elemento, la volontà divina è arbitraria. Terzo elemento, l'universo dipende direttamente dalla volontà divina. Quarto elemento, la volontà divina non è limitata dalle leggi che ha ordinato, appunto il livello della potenza ordinata, ma può intervenire nella natura a suo piacimento, esercitando la sua potenza assoluta. Harrison ritiene che Newton condivida due di questi asserti, come però del resto chiunque, quasi chiunque al suo tempo, anche quelli che non sono normalmente considerati volontaristi ritengono che la volontà divina sia libera e che l'universo dipenda dalla volontà divina, e Newton invece non condividerebbe l'ultimo asserto, per ragioni che adesso non diciamo, e non condividerebbe il primo, cioè il fatto che la volontà divina abbia primato sull'intelletto e non sia limitata da considerazioni di saggezza o volontà. Allora, non ci dobbiamo su Newton, torniamo su Gassendi. Come si pone Gassendi rispetto a questo problema? Secondo me è utile andare a vedere i passi del sintagma filosofico in cui Gassendi parla di questo, perché naturalmente non è un testo scritto non per obiettare cose contro un interlocutore, ma non è più un commento di Epicuro, è uno sviluppo di temi che Gassendi aveva iniziato ad affrontare commentando la filosofia di Epicuro, ma rappresenta, diciamo, la fase matura e definitiva e indipendente del pensiero di Gassendi.
Allora, se andiamo al sintagma, il primo passo che è le citazioni che voi avete sulla vostra, sulle vostre fotocopie sono numerate, vengono dall'edizione di Opera Omnia di Lione del 1658, ovviamente. E nel sintagma il primo passo che incontriamo interessante per questo tema è nella logica, nella terza parte della logica, il sillogismo. Qui Gassendi dice che sappiamo che Dio non vuole e non può mentire perché lo preconcipimus verace, preconcipimus deum sic certo certius esse verace, sono alla quinta riga della citazione numero 1, ut mentire omnino nec verit nec possit. E anche qui è un tantino circolare nei suoi ragionamenti, no, ma dobbiamo tenere presente come si forma questa preconcezione di Dio. Non è un'idea innata di un cartesio, ma ha una sua formazione empirica, no? Anche complessa, e quindi è un'idea di Dio che si forma empiricamente, che si forma sul piano anche morale, anche storico, e quindi la premessa qui non è tanto una premessa filosofica quanto una premessa teologica, è de fide. Allora, dunque vado al secondo paragrafo della stessa citazione numero 1, qua qui ti dico, ut observemus, licet divina fides non habeat, qua scienze per dimostrazione obtinet evidentiam, divina tamen autoritate esse in previdenzia. Cioè dire, fede che deriviamo dall'autorità divina non ha lo stesso grado di evidenza della dimostrazione, ma ha lo stesso grado di incertezza, garantisce lo stesso grado di certezza, può essere messa alla pari con la certezza, data appunto la fiducia, la fede che noi abbiamo nella fonte. Allora, mutatis mutandis, cioè pure in un quadro gnoseologico completamente diverso, ci sono elementi di convergenza con Cartesio, perché in questo caso la limitazione della potenza divina, il fatto che Dio non possa mentire, serve a garantire la conoscenza umana, come in Cartesio, anche se naturalmente in Gassendi la conoscenza che la verità divina garantisce non è quella della dimostrazione scientifica, ma quella derivante dalla fede in Dio. E questo permette a Gassendi di fare salve le verità oggetto di fede, mettendole alla pari della certezza dimostrativa e distinguendo la conoscenza probabile, che invece è l'opinione, ovvero la fede umana, no? Invece in Descartes usava la veracità divina per garantire la verità della certezza dimostrativa. Pensiamo per esempio per Cartesio agli articoli conclusivi dei Principia, dove Cartesio, 200 parte quarta, articoli 204-207, dove Cartesio distingueva le cose che sono certe moralmente, quanto il sufficit ad usum vitae, ma incerte rispetto alla potenza assoluta di Dio, dalle cose che sono certe assolutamente, come le verità matematiche, l'esistenza della materia e tutto ciò che ne deriva, quindi la fisica. E la certezza di queste seconde cose, per Cartesio, dipende dalla conoscenza della somma bontà e veracità di Dio, che è un metafisicum fundamentum, cioè il metafisicum fundamentum for deus sit sum et bonus et minime fallax. Questo è l'intellettualismo di Cartesio, ed è un passo di innegabile intellettualismo. Allora, questo è un primo brano. Qui possiamo notare che almeno in Gassendi, come in Pier Damiani, la perfezione divina che limita la potenza è la bontà. Cioè l'idea di Dio che ha Gassendi è quella di un padre, un padre venerando che, di cui non possiamo sapere esattamente che cosa fa e perché lo fa, ma possiamo sapere che se lo fa è bene. Possiamo dubitare di tutto, anche della regolarità delle leggi della natura e della logica, ma non del fatto che Dio padre sia buono. Andiamo avanti. Veniamo al cuore della teologia di Gassendi. La teologia di Gassendi si trova sempre nel sintagma, principalmente nella fisica. Perché nella fisica? Perché
la metafisica tratta del mondo, cioè di tutte le cose materiali, ma anche delle cause del loro movimento, dunque della causa prima, cioè Dio, e poi delle cause seconde. E Gassendi premette che Aristotele stesso parla di metafisica anche nella fisica. Gassendi tende addirittura a identificare le due cose, la metafisica e la fisica, perché dice in fondo anche la teologia, la metafisica, la teologia e la fisica, perché anche la teologia naturale, se è naturale, è fisica. Dunque si tratta per l'appunto di una teologia naturale o teologia razionale e non di una teologia negativa. Infatti Gassendi ammette, entro certi limiti, grossi limiti naturalmente, l'uso di un pensiero o di un discorso analogico sulla natura divina. O meglio, lo constata e lo descrive in quanto direi è un dato di fatto, cioè è naturale che l'uomo concepisca le perfezioni di Dio per analogia o ampliamento o astrazione a partire dalle perfezioni delle creature e in particolare da quelle umane. E Gassendi non contesta la legittimità di questo approccio, ma è necessario tenersi lontani da una serie di conseguenze errate che se ne potrebbero trarre. Ecco perché dice Gassendi che merito sane doctores sacri, ha ragione i dottori santi, tutius putant de Deo negare, è più sicuro su Dio negare quam affirmare alibi, un deus nis sit eorum per cogitare omini licet, no? Quindi la nostra mente afferma qualcosa di Dio concependo una specie, idea, immagine, e questo è sempre qualcosa di positivo. Quindi dobbiamo riconoscere che Dio è altro da questa immagine e quindi è vano per Gassendi ricercare la natura di Dio. Allora dobbiamo utilizzare una specie di intelligenza diversa dall'immaginazione per sapere che Dio è qualcosa che è al di là di ciò che è immaginabile, perché ciò che è immaginabile è sempre qualcosa di corporeo, e quindi non potremo mai comprendere con il tutto. Questa specie di intelligenza ci permette di inferire che alla perfezione divina ripugna essere qualcosa di limitato e di composto, eccetera, eccetera, come un corpo, e che è troppo temerario sottomettere Dio al cactus umano, in modo tale da presumere che Dio non possa essere altro da quello che la mente umana può raggiungere. E questo è coerente con quanto Gassendi aveva detto nelle quinte obiezioni, nella disquisizio, dove aveva chiarito che non disponiamo di un'idea germana, cioè autentica, adeguata di Dio, perché la nostra idea non può rappresentare l'infinito essendo finito, cioè il contenuto rappresentativo dell'idea di Dio non è infinito, contro Cartesio, su questo naturalmente c'è un capitolo intero del volume di Agostini sull'idea di Dio in Cartesio. Nel brano numero 2 che voi avete, che era il quarto capitolo della fisica sul principio efficiente o sulle cause delle cose, i corsivi sono miei. Il principio dell'analogia teologica è chiaro: non dobbiamo attribuire a Dio le perfezioni quali sono in noi, secondo Gassendi, e quali la nostra debole mente può arrivare a comprendere, ma è percorribile una via eminenzia. La perfezione spagnosce non possus, mi si esquadra analogia, dice Gassendi, e poi sotto abbiamo in corsivo messo l'eminenza. Quindi è possibile una teologia affermativa, l'importante è che sia consapevole di essere difettosa. Possiamo dire di Dio tutte le perfezioni sapendo che ne possiede comunque anche altre infinitamente di più di quanto possiamo concepire. Andiamo avanti. Per chiederci se secondo Gassendi la volontà o la potenza è subordinata o meno alla saggezza. Citazione numero 3 dal capitolo 6 del primo libro della fisica, dove Gassendi attacca Aristotele e la tesi dell'eternità del mondo. Dice Gassendi: Deus mundum creando et tali non alio tempore creando, it fecit quod optimum fuit, nempe quod ipsi placuit, uil nil placere nisi optimum potest. E poco più sotto, nil egit, aut non egit, nisi quatenus visum est in exhauste sapienza. Qui certamente non c'è precedenza della volontà sulla saggezza, ma al massimo equipollenza, che potrebbe essere avvicinata al tipo di volontarismo cartesiano tra intelletto e volontà. François Bernier, che ha tradotto Gassendi facendo la precedente, la filosofia di Gassendi, traduceva
che quel Codipsi Paquit, quod optimum fuit neque Codipsi Paquit, lo traduceva se qui et te trego a savoir se che vi ha più, cioè quello che ha voluto. In realtà questo nempe in latino non si può tradurre automaticamente come cioè, forse più incertamente, quindi la chiosa non può piacergli a Dio se non l'ottimo, quindi sembra debba essere intesa piuttosto nel senso che la conoscenza del bene orienta il volere di Dio, dunque come primato della saggezza sulla potenza, sulla volontà, e dunque in questo senso una limitazione della potenza. Quindi non c'è un'attestazione forte di volontarismo di Castellini in questo brano. Se andiamo ancora avanti, nel libro 4, capitolo 4, sulle perfezioni divine, Castellini afferma l'onnipotenza di Dio e si pone il problema se Dio possa fare il contraddittorio. E qui abbiamo il passo di più radicale affermazione in Castellini di libertà della potenza divina. Il passo parte dal problema se Dio possa fare il contraddittorio, al quale Castellini risponde in modo complesso, con tre argomentazioni diverse, che si svolgono su più piani diversi. La domanda è ripresa, come di consueto in Castellini, dalla tradizione antica, quindi da Plutarco e da Pigno, siamo nella citazione numero 4 nel vostro handout, e la domanda è: si potest Deus facere omnia, faccia digitur ut migra mix sit, cioè allora se Dio può fare tutto, faccia che la neve sia nera, faccia che il fuoco sia freddo, faccia che colui che siede sia in piedi, che ciò che è stato non sia stato, o che 2 volte 10 non siano 20, che egli stesso non sia, eccetera. Allora questa è una sfida. La prima risposta che Castellini dà è che prima ancora che toccare i limiti o meno della potenza divina, il problema così posto è un non senso, è un assurdo. Cioè la contraddizione non riguarda le cose che la potenza divina può o non può fare, ma i termini del discorso. Per cui chi pone il quesito sta parlando di cose inesistenti, ovvero non sta dicendo nulla, ovvero non capisce nemmeno se stesso mentre parla. Questo è quello che trovate nel primo capoverso della citazione numero 4. Se andiamo alla riga 10, dove dice nam si petant ut qui sedet etiam paralyticus claudusque a Deo elegatur rectusque incedat et qui mortus est excitetur aut et sene iuvenis fiat ni petent in congum. Cioè dice che se costoro chiedono che se colui che siede perché paralitico o perché zoppo possa essere fatto rialzare da Dio e possa camminare eretto, oppure se chiedono se Dio possa resuscitare i morti o rendere giovane una persona vecchia, questo non è incongruo, questo è possibile se queste due cose sono intese in senso diviso, come si sarebbe detto nella scolastica. Ma volere, in senso composto, ma volere che colui che siede nihil hominus rectus sia, cioè mentre siede, sedens, non sedeat, non sia seduto, questo è incongruo. E idem se dire che 2 volte 10 non siano 20, è come dire che 2 volte 10 non sono 2 volte 10. Quindi questi sono esempi precisi di violazione del principio di contraddizione, giudicati impossibili, mentre la violazione delle leggi della natura è giudicata possibile, quindi rimangono possibili i miracoli, no? Poi c'è una seconda risposta collegata alla prima, in cui diciamo si passa dal livello logico-semantico al livello ontologico, cioè se il contraddittorio è ciò che non è, dire che Dio può fare il contraddittorio è dire che Dio può fare un il, ma la potenza, potenza agendi, intesa rispetto ad altri da sé, perché dire che Dio, perché non va intesa rispetto a se stessi, secondo Castellini, contro sempre Cartesio, può significare la potenza o fare qualcosa dal nulla, o ridurre qualcosa a nulla, o fare dal nulla
un nulla. E proprio quest'ultimo modo, fare dal nulla un nulla, è quello di cui stanno parlando coloro che si chiedono se rientri nella potenza divina e poter fare il contraddittorio. Ma il nulla non deve poter essere numerato fra gli entia, voler essere vere che sono oggetto della potenza, no? Circa qua potenza versatur. Questo è nel paragrafo da Ado Bonde, fino alla fine del paragrafo che trovate alla pagina successiva, no? Quindi da questo tipo di potenza non se ne arguisce maggiore debolezza nella potenza divina di quanto se ne arguirebbe nell'occhio per il fatto di non vedere il buio e nell'orecchio per il fatto di non udire il silenzio. Questa è una risposta che possiamo accostare a quando Cartesio dice, discutendo le dottrine atomiste, nella lettera Amorus, Amor, del 5 febbraio del 1649, in particolare sul fatto che Dio non potrebbe privarsi della facoltà di dividere gli atomi, perché Moore aveva obiettato che con lo stesso ragionamento si poteva allora affermare che Dio avrebbe potuto far sì che il sole di ieri non sia sorto, col fatto di essere effetto infine. Cito Cartesio, la risposta di Cartesio: non vale il paragone con le cose che sono state fatte e che non possono essere non accadute. Infatti, quale nota di impotenza assumiamo non che qualcuno non possa fare ciò che non intendiamo essere possibile, ma solo che non possa fare qualcuna delle cose che percepiamo distintamente come possibili. Ma se l'atomo è esteso, concepiamo come possibile la sua divisione, mentre il contraddittorio, col fatto mestre del sintomo infectum, percepiamo che ciò assolutamente, non può assolutamente accadere, per conseguenza che non c'è alcun difetto di potenza in cui non fare ciò. Del resto siamo qui di fronte a posizioni del tutto tradizionali, no? Tralasciamo per ora il problema delle fonti. C'è una terza risposta di SAD, all'ultimo paragrafo della citazione numero 4, da Quanquam, e questa è una risposta di ordine ancora diverso, direi di un ordine strettamente teologico. Quanquam religioso est, allora dice che SAD, tuttavia è religioso non affermare che Dio non possa fare qualche cosa, bisogna dire piuttosto che qualcosa non può essere fatto. Quod bi doctores observant, come osservano i bi doctores. La repugnanza quindi deve essere, la contraddizione quindi deve essere concepita non da parte di Dio ma ex parte re, da parte delle cose, no? Qui possiamo pensare dai bi doctores a Tommaso d'Aquino e alla famosa questio 25 della prima parte della Somma teologica. Ma poi SMB va oltre e prosegue così: quindi videi durezziam non minus religioso, ma non è meno religioso Dio non definire in modo temerario le cose che implicano contraddizione in modo tale da ritenere che qualcosa non possa essere fatto da Dio, perché come la potenza di Dio anzi, poiché la potenza di Dio è infinita, non possiamo sapere nemmeno questo, se alla sua potenza sfugga il fatto di fare due contraddittori. Noi certamente non lo capiamo, ma dobbiamo presumere che Dio non possa fare nulla sul nostro captum? Censiamo rebetes essas, cioè ci prendano pure per rebeti se diciamo che Dio può fare che qualcosa sia e non sia simula allo stesso tempo. Ma è meglio videre rebetes, è meglio essere presi per rebeti che per temerari, e in questo argomento c'è da fare. Allora, questo certamente non è Tommaso, ma potrebbe essere stato scritto da Cartesio pari pari, no? Possiamo pensare a De Carta Tessin, 15 aprile 1630, dove dice Sapi Sans, Dio è tan comprensibile, c'è un uomo che vuole un studente, Dio per fare tu che non può comprendere, ma non fa che non può fare se che non può fare comprendere. Che se sarei temerite di cose che non ti immaginazione, allora non è tanto più che Sapi Sans. Ce ne sono vari altri di questi passi, anche della stessa lettera Moore del 5 febbraio del 1649, subito prima del passo sulla disabilità del campo che abbiamo detto qui. Allora, qui la radicalità nell'affermare l'arbitrarietà divina è pari in Descartes e in Descartes. Se torniamo al sintagma,
dal capitolo del Sant'Arma di Gassendi sulle perfezioni divine, Gassendi passa a parlare della bontà e della libertà di Dio. La quinta citazione non la leggo, ma vi dico che semplicemente che qui di nuovo la conoscenza del bene orienta il volere di Dio, anche se non lo costringe, perché Dio può più di quanto non faccia, è libero nello scegliere, altrimenti non sarebbe buono, quindi non è libertà di indifferenza per Gassendi nel caso di Dio, ma Gassendi dice che la volontà presiede a che la potenza non sia in vano. Cioè, voler fare qualche cosa al di fuori di sé è fondere il proprio essere infinito e quindi è indice di bontà, fondere la libera espressione del mondo. E in questo senso la volontà, dice Gassendi, è comes intelligentiae. Allora, se vogliamo continuare con questa sorta di gara di chi è più volontarista, no? Che è un testa a testa, perché accelera una volta Gassendi e frena, poi accelera Cartesio e frena. Qui di nuovo Gassendi sembra meno volontarista di Cartesio. Qui semmai sembra di, sì, possiamo pensare a Leibniz, no? Mentre Cartesio su queste cose sembra più vicino a Occam, quando sottolinea con forza l'identità degli attributi divini di volontà e intelletto. Vedi la Descartes Memand del 2 maggio del 1644, dove Cartesio dice che non dobbiamo ni conservare più in preferenza, più priorità, anzi sono andato noi questa volontà, che l'idea che non sarò per Dio, non sarò chi ne ha lì, che sono le azioni che sono più pure, se che se molte sono più strane, esprime proprio qui a vide se assunt, eccetera, a scambio vide e pelle ne sono più menciose. Allora, brevissimamente, sullo statuto delle leggi della natura e delle cause seconde. Fatte tutte queste premesse, diciamo, Gassendi assicura che la provvidenza generale di Dio stabilisce il corso della natura, quindi non siamo autorizzati a riferire alla potenza divina assoluta ogni cosa di cui noi non capiamo la causa. E questo vale naturalmente anche per Cartesio, no? Seppure Dio potrebbe togliere l'aria di un vaso senza che queste pareti si tocchino, dice Cartesio, io percepisco questo come contraddittorio e tanto mi basta per ritenere che non si dia il volto in natura. E poi Gassendi dice che Dio è il creatore del mondo, che è il rettore e governatore del mondo, e quindi l'uso delle cause seconde, la regolarità del funzionamento del mondo rimandano alla provvidenza divina e a un disegno quindi intelligente. Questo lo trovate nel brano numero 6, e anche qui dove dice: se non capiamo qualche cosa non dobbiamo pensare che dietro ci sia qualche cosa di superiore, no? Ecco, alla terza riga, qua multa caso è venire in Repubblica di Xerisse, quei principi tan fortuita non assunto, quel mio non si si comperare, che si fieri e deburito, cioè ci sono tante cose che accadono nella natura e che noi non capiamo, ma questo non è un argomento per dire che sia una deroga a un ordine che chi l'ha istituito conosce, ed è un paragone quindi col re, col monarca, paragone politico, diciamo, con la potenza politica, che è molto interessante, che c'è in Occam, abbiamo detto, che c'è in Cartesio, in passi che se ricordate sono certi, insomma, in passi che sono molto simili. E poi ci sono altre cose, noi non conosciamo. All'ultima riga Nisi Nessum dice: mi interessi netto un pittore che mescola i colori più scuri con colori più chiari. Qui ci sono argomenti agostiniani, argomenti leibniziani, la nostra conoscenza è finita e quindi quello che fa difetto in questo caso è l'estensione del nostro intelletto, no? E non per così dire la sua capacità intensiva, come avrebbe detto un Galilei. Quindi qui la prudenza teologica non deve farci perdere la fiducia nella scienza umana, nella sua capacità di progredire, nella lettura del libro della
della natura che a suo modo rivela l'intelligenza del creatore. Nel brano numero 7 che non leggo c'è l'esempio del fulmine come appunto caso di evento prodigioso che non deve indurci però alla superstizione e nemmeno deve indurci a negare la provvidenza generale di Dio, il quale ha delegato alle cause seconde il proprio imperium, no? Per usare ancora un linguaggio politico. Tra l'altro qui c'è legato anche un problema di Teodicea, cioè perché il fulmine possa colpire un innocente, perché Dio non ha stabilito fin dall'inizio un ordine tale che i fulmini non colpissero gli innocenti o i campanili delle chiese, no? Ed è un caso che può essere avvicinato a quello che Descartes discute nella sesta meditazione dell'idropico, appunto una questione di Teodicea, per cui Cartesio concludeva che è vero che Dio non è ingannatore, ma, cito, nonostante immensa dei bonitate, natura hominis, ultimamente il corpo e compositi, non fosse non adeguando esse fallace, cioè nonostante la bontà fine di Dio c'è un ordine tale che a volte la natura dell'uomo, nel caso del malato di idropisia, può ingannare, è comunque meglio che se non ingannasse, che se ingannasse in tutti gli altri casi, no? Allora, cosa ho voluto dire concludendo? Forse nulla di originale, forse nemmeno nulla di coerente, spero che cosa però di equilibrato, nel senso che la coerenza in questo ambito, quando si maneggia l'idea di Dio come il professor Agostini sa bene, non va cercata più di tanto, no? Semmai c'è un tipo di coerenza dialettica per cui si utilizza l'idea di Dio e la dialettica per sbagliare le volte strade sbagliate e spianare strade più valide moralmente, che poi però sono strade da percorrere altrimenti che con la logica, proprio perché l'oggetto di cui si tratta è un oggetto incomprensibile per un intelletto finito. E quello che voglio dire è quindi che in questo caso bisogna evitare che le interpretazioni che a volte troviamo che tendono ad accusare i filosofi, Cassandì e Descartes, di un eccesso di prudenza, e cioè a ritenere che questa prudenza sia, che questa incoerenza sia ambiguità. Accusare per esempio Descartes di aver detto qualche cosa in pubblico e qualche cosa di ingresso in privato, con la maschera o senza, o accusare Cassandì di essere stato meno radicale, meno netto di Cartesio, o accusare Cassandì di non essere stato Hobbes, per esempio, che è anche una cosa, di non essere arrivato ad essere Hobbes. Non era questo il problema che avevano, ci sono importanti convergenze dal punto di vista del modo in cui maneggiano appunto l'idea di Dio e dell'onnipotenza divina, e a valle di queste convergenze ci sono differenze fondamentali che riguardano il metodo e riguardano lo statuto della conoscenza umana. Grazie. Grazie a Giuliano Gasparri, che in maniera molto diretta credo abbia fatto vedere la prima lezione. Questa prima lezione io ho letto i contenuti che sicuramente saranno oggetto, ci saranno delle domande di loro particolari, però mi sembra che una cosa per la quale tutti i personali senza di studios è quello di i testi vanno letti e che le etichette forse servono a chi, forse servono, no? Prima cioè, c'è la lezione di bandiera per dire, no? Quando gli chiedono tutti cose in te, lui dice come fai la storia? Lui dice io forse ho un'idea prima di mettere a studiare un oggetto, ma poi questo oggetto mi cambia perché di fatto i testi mi portano a cambiare prima questa cosa che dice Michele, tante altre cose diciamo molto importanti quando sono il mistero della storia del filosofia. E qui io credo che
questo che ci ha dato Giuliano oggi è intanto una delle lezioni di storia, come si fa la storia, come si fa la ricerca storica, quindi per questo sono per prego, ci sono già due domande. Allora, ma il Bassari intanto lo sapeva. Innanzitutto grazie mille, è stato molto molto interessante. Ma più che una domanda è una, insomma, volevo complicare un po' il quadro. Ho in mente un articolo del nostro amico Vlad Alexandrescu che pone una forte relazione tra l'SMB e Rejus, in particolare proprio sul problema di Dio, e sostiene che Rejus accetti una visione, una concezione fideistica che già si trova in S&D. Allora mi chiedevo se nei suoi recenti studi avesse anche provato a guardare un po' Rejus, se si potesse entrare nella ricostruzione di fatto oppure no. Perché a me, insomma, Rejus mi sembra sempre una figura interessante, poco studiata, ma che sta un po' lì nel mezzo tra Descartes e tanti altri, S&D, secondo me anche Spinoza, eccetera, eccetera. Sì, Spinoza è anche Locke forse. Allora, non ho presente questo articolo di Alessandrescu, ne ho presente un altro di Alessandrescu su Rejus e Gassendi, dove Alessandrescu chiarisce come ci sia una lotta a un certo punto per trarre dalla propria parte Rejus, no? Che doveva essere il primo allievo di Cartesio, primo seguace di Cartesio, che avrebbe dovuto divulgare la filosofia cartesiana, però di fatto c'è Sorbier che va in Olanda e nascostamente invece cerca di trarre Rejus dalla parte di Cassandì e probabilmente in parte ci riesce. Ci sono dei punti naturalmente sull'anima, no? Sulla concezione dell'anima, l'ipotesi della... dal punto di vista però della potenza divina, dell'idea di Dio, non me ne sono occupato, ma lo farò. Perché Rejus effettivamente è molto importante, ripeto, anche per Locke, perché se il filone per cui Gassendi conta di più è quello dell'empirismo, è chiaro che ha avuto un'influenza su Locke, è un'influenza che può essere stata in parte indiretta attraverso Bernier, attraverso Charlton, ma Locke è stato anche in Olanda e ha conosciuto certamente gli scritti di Rejus. Quindi è importante e ti ringrazio per questa situazione. Prego, Franco. Tanto un ringraziamento per la chiusa che hai fatto, perché ti permette personalmente di ricordare il mio maestro, cioè Gregory, il quale ultimamente, tra l'altro, ha scritto quell'articolo storia della filosofia caccia senza preda e stigmatizza un po' la storiografia inquisitoriale, per cui per esempio Cassandì che non è osso. E questo ci tenevo così come un piccolo omaggio alla grande figura. L'altra cosa è che altri testi che forse potrebbero essere messi nel conto di questo confronto anche sulle cause finali, che anche il caso di Tanto, cioè di Tanto appunto delle cause finali in fisica, perché è generale, voleva spiegare in base a cosa io può aver fatto. Qualcosa sulle cause finali, però sicuramente Descartes, anche nel colloquio
Susanna nella seconda e la terza parte, il primo articolo dei principi, insomma, con molta chiarezza. Su questo argomento si chiarisce molto bene il limite. Sì. Nei confronti di un uso di Dio per spiegare il mondo, da un lato è fondamentale, perché senza Dio non si riesce proprio a procedere, quindi sottolineato qualche volta anche l'importanza che ha per la fisiologia, per esempio, l'organismo vivente, pensare che una macchina fatta dalle mani di Dio e quindi la possibilità di pensarne una tale per cui Dio non possa farne una più complicata. D'altro lato, questa questione delle cause finali, che a volte forse nell'aspetto fisiologico e rapporto mente-corpo è un po', diciamo, presenta qualche crepa nel sistema cartesiano, cioè diciamo il violare. Corpo fatto in quel modo, cioè l'unione fatta a un fine per salvaguardare il composto. Sì, io non sono un esperto del pensiero di Gassendi, però credo che la strategia di Gassendi su questo punto sia, lui non può negare del tutto la finalità, no? Perché appunto utilizza anche la conoscenza del mondo della natura per dire che rivela una intelligenza come autore della natura, e quindi c'è una finalità nella natura, solo che appunto le finalità sono finalità di Dio, non sono le cause finali, quindi anche lui come Cartesio scappa poi il ricorso alle cause finali quando di fatto andiamo a spiegare il comportamento della natura. Allora ci sono due piani distinti per cui noi possiamo avere una conoscenza della natura, secondo Gassendi, appunto limitata e probabile, perché non l'abbiamo fatta noi, cioè vale chiaramente Gassendi il principio di un fatum che troveremo in Vigo, ma in Oxford anche, quindi la conoscenza sarà limitata, quindi dicevo due piani diversi, possiamo concepire la natura o come opera di Dio o appunto come opera della natura, e come opera della natura possiamo capirci qualche cosa, diciamo, ma il livello della finalità non è legato, ma è spostato su un piano che noi non possiamo, di cui non abbiamo una conoscenza adeguata. Questo allora, grazie per bellissimo questo intervento, e mentre la luce del sole resti in sedi, ovviamente conosciuto il numero compresi nella dovuta con lei come cataletta, che lui il testo numero 9, ne parlo della terza soluzione, no? Del problema, perché lui neppure mi sembra che scriva una soluzione. E io voglio dire due cose, no? La prima è questa, credo che la lettura intellettualista, no? Lasciando perdere le etichette, tra l'altro la trovo anche in qualche altro, anche come il nome per disegnare una discussione del concerne, non la trovo neanche qua, però andando al di là dei nomi, no, qualche cosa di vero questa lettura c'era, si è contestualizzata, perché comunque esiste a mio avviso una reazione unitaria rispetto alla prima dottrina di Cartesio, che possiamo tracciare da 41, dalle quinte risposte di Gassendi fino a 48-49, due scambi epistolari con l'amore e morte in quel vocato, e che va nella stessa direzione. Come Gassendi contesta a Cartesio di aver posto qualcosa di immutabile ed eterno, Dio, e sta parlando precisamente della teoria dell'essenza della vita meditazione, cui Cartesio fonda la sua fisica, quindi esistono delle essenze, delle verità eterne, delle essenze che non stanno in Dio, ma stanno in creato. Così
A noi vuole dentro anche a peso, neanche io può fare il vuoto. Come Gasselli, con testa di carte, corre questi sensi mutabili eterni, qui vige, no? Vige una necessità contraddittoria, sembra porre un'altra eternità oltre a Dio, così questi altri elevano la difficoltà di un'eternità che sfugge. Qual è il problema proprio di una fisica che intenda essere distribuita secondo la necessità contraddittoria? Il fatto del memore, tutto il carteggio, cioè tutta la seconda parte della fisica, una fisica che cioè sia fondata come Cartesio pretendeva contro Aristotele e anche contro questi tipi di fondazione convenzionalista sul principio di contraddizione. Ecco che cosa fa problema, ecco perché la letteratura dell'interruzione intellettualista qui ha ragione, perché lì Cartesio ha delle difficoltà e tira fuori a questo punto la teoria della creazione delle vite eterne per salvare l'onnipotenza di Dio nonostante questa immutabilità, che è un uso che non c'era nelle lettere 30, questo uso della teoria della creazione delle vite eterne. Qui la teoria della creazione delle vite eterne sembra quasi esaurirsi nella possibilità di salvare l'onnipotenza di Dio e la sua assolutezza rispetto ormai all'universo che la fisica cartesiana ha dichiarato come indipendente, in questo senso come era scritto. Quindi in questo senso per me la teoria intellettualista ha visto qualcosa di giusto, questo ha fatto problemi a tutti. La cosa è questa, questo testo numero 5, perché io ho letto la risposta di Gassendi nel requisito che Gassendi risponde poi alle quinte risposte di Cartesio sulla teoria della creazione delle eterne, e la risposta è molto negativa perché lui dice no, Dio non crea le vite eterne, no? Questo passo qui, no, in cui invece la posizione sembra essere proprio una posizione cartesiana, come spesso è sottolineato, no? Ma il piano è perché se fosse un logicamente successivo, l'ipotesi che a me sembrerebbe poter avanzare proprio un flusso, infatti, perché tanto qui in termini teologici questo non fa problema, perché lei questa è la potenza assoluta di Dio, mentre invece è la potenza ordinata che fa problema che senti. Sì, allora questo quanto rispondo prima a quello che ha tanti capoversi. Sì. No, allora non ho capito. È il 4. Rispetto, grazie, che non so. Ah, vabbè. E il terzo da Polezzo quale? E l'ultimo, quello più. Sì, rispondo prima a questa osservazione, poi all'altra, grazie intanto della cosa. Allora, dell'osservazione. Se c'è il flusso è possibilissimo, ma è possibilissimo indipendentemente dalla data esatta di questo testo, perché esiste un articolo di Bernard Rochot del 1951-52 sulla disquisizione, in cui Rochot dice che probabilmente Mersenne avrebbe, cioè probabilmente, almeno teoricamente, lui è abbastanza certo di questo, ma almeno teoricamente, Mersenne avrebbe potuto comunicare le lettere del 30 di Cartesio a Gassendi, che era a Parigi in quel momento ed era a stretto contatto con Mersenne, subito. Perché Cartesio glielo dice, fai circolare queste lettere, no? Sì, sono d'accordo, però questo strigato sul fatto dell'inquisizio del 44 comunque contesta la teoria della creazione delle vite eterne, contesta proprio quella tesi lì. Però quindi è importante sapere di quanto è, perché si vede se anche è cambiato dopo il 44, questa è la mia ipotesi. Ok. Cioè se io anche ci vedo un cambiamento. Ci vedo, ripeto, uno spostamento di volta in volta, sì, sì, di accento. Però ripeto, come conoscenza dei testi cartesiani, e quindi in qualsiasi momento può aver svoltato in una direzione o nell'altra, ci si può riflettere. Bisogna vedere, cosa che non ho fatto, anche le anima personas, perché lì abbiamo una tappa intermedia, diciamo, però confesso che non lo so.
Per quanto riguarda il trance, non nel merito, ma nel medio, diciamo, come diceva Giuliano, cioè la lettura lui può averla fatta anche precedentemente, poi può esserci tornato, cioè, quindi sarebbe, cioè per esempio stabilire che questo è che l'ha letto dopo, perché dopo ha scritto. Dove sto dire che nel 44 abbiamo una posizione definita, cioè la negazione della relazione di Federico. Cioè, se questo fosse il primo dopo canta, io credo che sia in funzione della polemica con Cartesio, e che l'obiettivo non sia la mia potenza divina in sé, quanto il metodo cartesiano, no? Perché c'è questo. E vengo alla prima osservazione che facevi, che è molto giusta ed è molto interessante. Certo, l'intellettualismo di Cartesio c'è, ci sono i passi intellettualisti, c'è una posterità intellettualista, però ripeto, è una questione più che altro di me, l'utilizzo che è stato fatto di questa, Sarebbe interessante, per esempio, sostituire al termine intellettualista il termine realista, perché se noi sostituiamo all'intellettualista Cartesio il realista Cartesio e al volontarista Cassandì il nominalista Cassandì, che cosa succede? Che quando Cassandì sta parlando dell'idea di Dio, sta parlando di un'idea che non ha nulla a che fare con l'ente reale, col referente obiettivo dell'idea, mentre Cartesio sì, quando parla dell'idea di Dio sta parlando di Dio. Questa è una differenza fondamentale. Quindi quando Cartesio può permettersi di usare l'idea di Dio per parlare di cose reali, ivi compreso fondare la fisica. Cassandì no. E credo che sia questo il motivo fondamentale per cui lo attacca. Cassandì stesso nella disquisizio dice: io ti attacco non per le tue opinioni, ma per il metodo, per il modo con cui le sostieni. Sorbier, c'è una lettera a Elisabetta in cui dice pure questa stessa cosa, tutti e due avevano lo stesso dubbio su questo, che sostenessero l'esistenza di Dio, l'esistenza di un'anima immortale, è sul metodo che si scontrano soprattutto. Naturalmente è una risposta parziale, ma e adesso c'è Capriati che lui non si è ancora dottorato. Mi manca un anno, forse. Ah, mi manca un anno, no, scusi, adesso sono tuo. C'è il problema. Prego. Il dottorato. Sì, ma grazie per la lezione chiarissima, estremamente chiara. Io ho un follow-up rapido su quello che ha detto il professor Meschini rispetto alle cause giudicanti, in particolare. Una cosa che giustamente lui quando lo dice, c'è un passo che ricordo quando potevo occupare di Cartesio, che lui usa proprio temeritas, quando dice se noi volessimo indovinare i figli divini saremmo temerati. Questo lo aggiungo così, e però non mi è chiaro quando lei ha detto su Cassandì. Parlare più piano perché okay. I nostri colleghi, amici stranieri. Quando lei ha detto su Cassandì che la finalità di Dio, cioè finalità di Dio, ma non cause finali, ecco questo non lo capisco. Non ho capito in che c'è stato scritto un articolo recentemente su Suarez, ad esempio, in cui secondo Schmidt ci sarebbe finalità senza cause finali, però anche in quel caso io non ho capito. È proprio un problema suo. No, il concetto di finalità senza causa finale mi sembra difficoltoso da ammettere a livello teoretico. La vera domanda mia però era, nelle due domande che mi hanno preceduto e nella conclusione della sua relazione, è venuto fuori il tema delle etichette che sono inadeguate. Continuiamo ad utilizzarle però, perché le abbiamo continuato ad utilizzare, mi sembra come utilizzare un cacciavite per serrare un bullone. È ovvio che vediamo accelerate e decelerate,
Però io non ho mai visto, e sto studiando diciamo gli scolastici di questo stesso periodo, utilizzare categorizzazioni per tesi sostenute, ma per scuole di appartenenza. Si definivano nominale, sottomiste, però non c'era una posizione, mai ho letto uno scolastico che dice volontarismo. Perché, questo è proprio di metodo per me, per migliorare il futuro, perché servono ancora? Perché ci servono a racchiudere quando evidentemente poi ci danno problemi a livello esplicativo? Quando noi lo scriviamo, facciamo questo. Cioè poi abbiamo problemi, ci fanno fare le obiezioni, sono tutte là. Perché li possiamo usare? Cosa c'è di così importante in queste? Sempre meno si usa. Ma io nella scolastica invece lo uso sempre di più, cioè anche in maniera anacronistica completamente. Le etichette sono parole, le vale per le parole, quello che vale per tutte le parole, cioè dobbiamo per forza usarle altrimenti non possiamo parlare, dobbiamo di volta in volta creare delle categorie per parlare di un certo gruppo di autori, di teorie, eccetera, e poi anche problematizzarle. Si possono usare più o meno bene, no? In questo caso credo che siano state usate, non sono state usate male, hanno una loro funzione, cioè improvvisamente parlare di volontarismo è servito a studiare un certo gruppo di problemi, bisogna però a continuazione ridefinirle in modo da non lasciarci sfuggire delle cose, non perdere il commercium mentis et rerum, come avrebbe detto Bacone. Quindi sì, la prima obiezione sulle cause finali e la finalità, direi che lì pure è un problema forse soltanto di parole, cioè un conto è la causa, un conto sono le cause. Le cause finali come cause naturali sono le cause seconde. Le cause seconde da un Gassendio come da un Cartesio devono essere intese principalmente come cause efficienti, mentre la causa finale è Dio. Questo credo che sia la comprensione del concetto di finalità che possiamo utilizzare nel caso di Gassendio. Quindi non è la stessa cosa finalità e cause finali, è plurale il punto, cioè una sola causa finale che è Dio, naturalmente con tutti i problemi del conflitto con la libertà umana, con la finalità umana, eccetera, no? Non so se... No, a me il problema è che sfugge, perché quello che ho detto io lo condivido tutto. Sì. Il problema è che un Descartes, per esempio, non è che dice che non esistono cause finali in natura, dice che noi non le possiamo conoscere. È una posizione epistemologica, non ontologica. Sì. Se invece Gassendi fosse diverso, cioè lo mettesse a livello ontologico, sarebbe importantissimo, cioè sarebbe una posizione non cartesiana. No, direi, ripeto, io registro una convergenza anche... Dice la stessa cosa. Dice la stessa cosa? Sì, insomma. Di Descartes, sì. Da questo punto di vista direi di sì. Ma ci sono, se li leggiamo... uscendo da questo stereotipo, non parliamo di etichette, ma parliamo di stereotipo del cartesio razionalista e gassendiempirista, cartesio intellettualista e gassendiempirista. Se usciamo da questo stereotipo ci sono delle convergenze grosse anche sul problema del rapporto tra l'anima e il corpo. Non è che Gassendi non era un materialista, quindi anche lui ha il problema del rapporto dell'anima col corpo. Il vocabolario dell'occasionalismo di cui parlavamo prima, ma c'è anche Gassendi, no? Quindi ci sono tante cose che si potrebbero andare a esaminare nel confronto tra questi due autori, cercando convergenze, non necessariamente opposizioni stereotipate. Questo voglio dire. Grazie. Adesso c'è frigo e poi mi parli di Nita Lucenetti e poi chiudiamo. Sì, io sono brevissimo. Io solo una nota di lettura rispetto a questo passo 4 che abbiamo discusso molto. Una cosa che si potrebbe fare è vedere quanto questa pagina deve a una pagina invece cartesiana, pre-cartesiana, molto cartesiana, che è un
ancora più che l'influenza da tale notario di Cartesio, c'è qui dietro Montaigne, i passi che cita di Plinio e il modo l'uso che ne fa sono gli stessi, la formula su una maniera più religiosa di parlare di Dio, evitando di limitare la sua potenza, anche quello c'è in Montaigne, quindi forse si potrebbe ipotizzare che qui Cassandì non sia tanto cartesiano, sia un montegnista, proprio di quel Montaigne, però è simile a Cartesio. Posso velocissimamente integrare la suggestione che mi conforta, c'è Baudet. Tutta la teologia politica di Baudet è concentrata su questa prospettiva di Dio, su questa idea di Dio, che in qualche modo è consonante con Montaigne, e sulla principia di una sorta di volontarismo radicale che elimina tutte le cause seconde, in particolare il demone Maria, che viene contestato e discusso proprio da Montaigne. Ci sarebbe forse risalto qui. Sì, allora grazie per questi due riferimenti. Su Montaigne, credo che Caro abbia scritto qualche cosa sul tema delle terme, pensando a Cartesio come Cassandì, ma pensando anche a Montaigne come fonte, quindi bisognerebbe ricordare le fasi. Quello che mi stupiva è che, se prendiamo il precedente lì, quello che diventa più interessante paradossalmente è il secondo argomento, quello sulle quattro maniere. Ente, monete, eccetera, perché quello lì è un argomento che invece è meno tradizionale e francamente non ho capito perché creare un contraddittorio sia creare dal non essere al non essere. Quello ho provato adesso a rileggere il testo, non ho capito perché Cassandì vede la ipotesi di creazione di un contraddittorio come una creazione ex monete e ex monete non essere. Allora, sì. Quello mi sembra un argomento forse meno standard. Allora lì se si potrebbe andare ancora più indietro di così si muore fino ad Agostino, perché c'è nella Contra Faustum un brano che io avevo pure qui da qualche parte. Contra Fausto Manicheum 26-5 su questo problema, in cui fino a un certo punto ritroviamo le cose e discute proprio questo, cioè chiunque dice se Dio è onnipotente faccia che le cose che sono state fatte non siano state fatte, non si accorge che sta dicendo questo: se è onnipotente faccia che le cose che sono vere siano false in virtù di ciò stesso per cui sono vere. E c'è uno sviluppo molto simile fino a un certo punto, no? Dice Dio non si può opporre a questa verità, egli nel quale dimora la verità stessa somma immutabile e dal quale è illuminato affinché esista. Questo è il punto dove Cassandì non arriverebbe, perché non condivide la visione di Dio ovviamente. Ma fino a un certo punto, ecco, dicevo sì, ma chi potrebbe dire che egli, Dio, fa in modo che non esista una cosa che già non esiste più? Quindi potrebbe esserci anche lo stile, poi andrebbe visto nei dettagli, ora non ho la lucidità, per anche di più, secondo me. Sì, però forse anche lo stile, questo passo qui. Baudin è un altro buon riferimento. Ci può essere un altro anello intermedio che è di nuovo Hobbes, perché l'immagine, questa appunto immagine della divinità, anche l'idea che l'essere, che non ci sia intimità con la saggezza divina, accresce la maestà di Dio, così come non avere intimità con un sovrano accresce la maestà del sovrano. No? Il sovrano, anche quando era un buon sovrano, per Cassandì come per Hobbes, e per Baudin me lo confermerai, ha il segreto, no? Il segreto consiglio,
delle cose che decide lui in segreto, è giusto che sia così ed è meglio che sia così. Questo è abbastanza un luogo comune per una certa impostazione politica nel 600, no? Cioè, appunto, e allora potrebbe esserci anche Hobbes come lettore di Baudin, Cassandy che legge Baudin o che legge Hobbes o che discute con Hobbes, perché lì appunto c'è difficoltà a dire se Cassandy ha influenza su Hobbes o viceversa. Ringrazio anche te comunque per questo video. Je voulais juste revenir un instant sur les cinquièmes objections qui sont le texte de base dans cette affaire-là. Ce qui est frappant, c'est que Cassandy objecte à Descartes qu'au fond, on ne peut pas parler de l'essence d'une chose qui n'existe pas encore. On ne va pas parler de l'essence de Platon, l'essence individuelle de Platon avant que Platon existe. On ne peut pas parler de l'essence de l'homme avant que l'homme existe. Et même, on ne peut pas parler de l'essence du triangle, comme de quelque chose de constitué, avant qu'un triangle ait été perçu, conçu d'une manière ou d'une autre. Et donc, selon lui, on ne peut pas parler de vérités éternelles avant ses existences, et la compétence de l'existence du monde. On oublie que peut-être que les cartes marquent une réserve par rapport à l'expression éternelle, enfin, c'est une vérité que vous appelez éternelle, mais on peut se demander ce qu'il en est chez Descartes. Pour ma part, j'inclinerais à penser qu'il y a quand même une corrélation entre la création des vérités et la création tout court. Ça va ensemble. Descartes ne croit pas à la littéralité du monde, bien entendu. La question, qu'est-ce qu'il en était des vérités éternelles, de ces vérités avant la création, ou je me trompe, ou la question, est-ce que je réponds quelque part à cette question? Et oui, à Bessène, la question, c'est peut-être celle-là, c'est un peu de l'erreur. Et c'est une idée, je ne comprends pas l'idéologie. Voilà. Bon, donc vous voyez, c'est dans cette question que vous voyez. Mais bon, il est clair que pour Descartes, il n'y a absolument rien que Dieu n'ait pas créé et qu'il est le créateur des essences aussi bien que des existences. Est-ce qu'on peut dire que chez Cassandy, Dieu ne s'occupe que des existences? Ou est-ce qu'il y a un chez Cassandy et que les essences, au fond, c'est nous qui les concevons, plutôt que Dieu lui-même les a conçus, ou est-ce qu'il y a quelque part un texte qui puisse préciser la chose? Oui. Exactement dans le sens que vous avez anticipé, c'est-à-dire Dieu crée les étangs singuliers, et à partir de ces étangs singuliers, nous élaborons les universaux, hein, des termes généraux qui, dans le cas de Dieu, comme dans le cas de l'homme, de l'âne, de la table, dépendent de Dieu dans la mesure où c'est Dieu qui a créé les entiers singulaires à partir de particuliers. Et ça peut être compris à partir des instances, mais dans la disposition, mais dans le syntagme, il y a un point qui est très clair à ce sujet et qui est
che il meccanismo è abbiamo detto che chiuderemo, grazie ancora. Io credo che l'appuntamento è il pomeriggio qui alle ore 16. Alle ore 16, dobbiamo essere puntuali perché poi la chiesa deve finire alle 6:30.